Festa a sorpresa per il sindaco di Benevento Clemente Mastella, organizzata dalla moglie e senatrice Sandra Lonardo. Infatti, in occasione del suo 77esimo compleanno, il primo cittadino del capoluogo sannita è stato attorniato dall'affetto di familiari, amici e colleghi a Palazzo Musti. Difatti erano presenti all'evento in un locale della città di Benevento anche molti esponenti della sua maggioranza. Nell'occasione Mastella ha ricalcato la sua vita personale e di suoi successi professionali, parlando anche della sfida politica del suo partito Noi di Centro. Una serata conviviale all'insegna dell'amicizia e dei progetti futuri. Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme con la collaborazione dei colleghi di Benevento a causa di un incendio divampato in un'abitazione ad Amorosi. L'allarme è stato lanciato dai proprietari e dagli abitanti della zona. I caschi rossi sono riusciti a delimitare le fiamme e a contenere i danni, vista la vicinanza di un locale adiacente adibito a deposito. Non si sono registrati danni a persone. Si è riunito il gruppo spontaneo di cittadini di zona Cappuccini Mellusi per discutere della questione viabilità, traffico e parcheggi. Per la questione viabilità, con il nuovo senso unico di via Filippo Maria Guidi, si è purtroppo incrementato un grande movimento veicolare nel rione, con disagi per i residenti dovuti non solo al traffico, ma soprattutto alla mancanza di parcheggi dovuti alla cementificazione selvaggia degli ultimi anni nel quartiere. Dopodiché la discussione si è incentrata su una conclusione comune che potrebbe essere risolutiva nel rendere via Galganetti e via Mio Martini a senso unico, rendendo fruibile così il traffico veicolare. Poi non meno importante sarebbe il fatto che in questo modo si potrebbero recuperare nuovi parcheggi nel rione utili alla cittadinanza. Siamo certi che i consiglieri della Commissione Traffico, conclude la nota guidata dal presidente Picariello, sapranno risolvere questo annoso problema del rione. Venerdì alle ore 17 presso l'Archivio di Stato di Benevento, in via Giovanni De Vita numero 3, sarà presentato il libro di Ortensio Zecchino, La Costituzione di Ruggero II, Ariano, 1140, edito da Rubbettino. Tornano per i cittadini di Benevento e provincia gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell'educazione finanziaria. Si parte il 6 febbraio con un incontro alle 16.30 dal titolo I conti di casa, durante il quale il relatore condividerà con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare. Si parla degli incontri di Poste Italiane, che hanno l'obiettivo di divulgare e diffondere tra i giovani e non solo una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche in modalità LIS. Come sempre il Sannio fanalino di coda anche per ciò che concerne la protezione civile. Ad aggiungersi alla carenza di vocazioni di volontari in associazioni e gruppi comunali, ha dichiarato Carlos Sorrentino, coordinatore del nucleo di protezione civile, osservatorio sismico Luigi Palmieri di Pesco Sannita, è il mancato adempimento scaduto da tempo ai sensi della direttiva del Ministero per la protezione civile e le politiche del mare del 22 dicembre 2022. Dei 15 nuclei di protezione civile costituiti nel Sannio, solo 3 hanno portato a termine alla data tali adempimenti, e precisamente Pesco Sannita, Bucciano e Ponte. È quanto mai opportuno ricordare che il perdurare di tale soluzione non consentirà alla SORU della Regione Campania di attivare questi nuclei in caso di emergenza e quindi non poter operare. Personalmente ho sollecitato ed assistito diverse amministrazioni, anche come rappresentante dei comuni in seno al Comitato Regionale di Protezione Civile, con l'invio di ogni materiale affinché si proceda a tale obbligo di adeguamento. La commissione consiliare del Comune di Benevento, presieduta dal consigliere Luigi Scarinzi, ha visto il consigliere comunale di Forza Italia Gerardo Giorgione rappresentare la necessità di relazionare sul campo di calcetto di zona Capodimonte, che qualche anno fa, gestito da una società sportiva, fu sottoposto a sequestro dalla DDA di Napoli ed è in totale stato di abbandono ed oggetto anche di atti predatori reiterati. La struttura, secondo il consigliere comunale Giorgione, può essere ripristinata e restituita ai cittadini della zona di Capodimonte.
Capodimonte e non solo, assegnandola a qualche associazione che se ne potrà prendere cura e farla utilizzare appunto per attività sociale in favore di un rione che con l'ulteriore insediamento abitativo ERP necessita di spazi di accoglienza ad utilità di tutti ed in particolare per i minori e giovani che vogliono fare sport. Il consigliere comunale interesserà anche il deputato di Forza Italia Francesco Rubano affinché porti all'attenzione del deputato Battilocchio, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla sicurezza e lo stato delle città italiane e delle loro periferie, per attenzionare anche quell'area meritevole di attenzione. Mi farò portavoce pressante per tale proposta, dimostrazione che l'impegno per la città non deve essere dato solo nei periodi preelettorali. Unire le forze e coinvolgere i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Erpini e Sannio per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, grazie alla forza del volontariato e all'impegno delle associazioni del territorio. Nasce così Insieme contro il bullismo e il cyberbullismo, il bando promosso dal CSV Erpini e Sannio ETS nell'ambito del progetto In rete di scuole e volontariato, il mantello condiviso parole azioni di solidarietà è destinato a tutte le scuole delle due province. Più di 80 i lavori giunti in risposta al bando, visionati e giudicati da un'apposita commissione che ha scelto quelli che verranno premiati nel corso della cerimonia in programma alle 9:30 presso l'hotel della Villa di Avellino. La scuola e l'arma dei carabinieri hanno il comune obiettivo di educare i ragazzi alla legalità, così da renderli pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, in modo da sviluppare i propri interessi in una società giusta, priva di prevaricazioni e violenze. Per il conseguimento di tale risultato, da diversi anni è nato il progetto La cultura della legalità, che prevede degli incontri tra i carabinieri e gli studenti presso tutti gli istituti scolastici per infondere nei giovani di oggi quel bagaglio culturale e comportamentale idoneo a formare i cittadini del futuro. Nell'ambito di questo progetto, presso la scuola secondaria di primo grado Leonardi di Solopaca, si è svolto uno di questi incontri che ha visto la partecipazione degli studenti di tutte le classi e dei loro docenti con i carabinieri. I ragazzi, sapientemente indirizzati dai loro insegnanti, hanno potuto approfondire la riflessione sul tema della legalità, già affrontato precedentemente in classe, apprendendolo dalla voce di chi lavora quotidianamente sul campo. L'incontro ha riscosso molto interesse da parte dei ragazzi, che hanno stimolato i militari con molteplici domande, soprattutto in merito alle tematiche più vicine alla loro età adolescenziale e quindi di loro maggiore interesse. La Chiesa riesce ad unire più della politica. Il bene sequestrato alla Camorra, che insiste sul nostro territorio a disposizione di chiunque intenda sensibilizzare i giovani per lottare le mafie, lo ha detto il sindaco Alessandro Di Santo aprendo i lavori con Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, che ha incontrato a Castelvenere circa 800 studenti dell'istituto turistico alberghiero retto dal dirigente Nazareno Miele. Da anni come comune partecipiamo a bandi per ottenere finanziamenti volti alla ristrutturazione del bene sequestrato per poi concederlo ad associazioni, ma alla fine veniamo esclusi dalle graduatorie utili perché il nostro territorio fa registrare un basso indice di criminalità. Ringraziando Don Luigi Ciotti per la sua autorevole presenza, il dirigente scolastico Miele, referente provinciale di Libera di Benevento, Michele Martino, per l'iniziativa, ma soprattutto i tanti giovani intervenuti. Le ACLI di Benevento anche quest'anno è in campo per la giornata di raccolta del farmaco, con la preziosa collaborazione dell'Associazione Progetto Vita di Pesco Sannita e dei volontari della cooperativa Giada Ollus di Colle Sannita. Lo rende noto la presidente provinciale Maria Giovanna Pagliarulo. Il banco farmaceutico propone la 24esima edizione della raccolta del farmaco dal 6 al 12 febbraio. Nell'ambito del programma di attività formative messo a punto dalla Procura della Repubblica di Benevento presso la sala riunioni della medesima Procura della Repubblica, hanno preso avvio gli incontri di formazione per gli organi inquirenti in materia di indagini informatiche. Gli incontri, raggruppati in tre moduli di 2 ore ciascuno, hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e strumenti di indagine in materia informatica, in particolare in occasione di accertamenti investigativi nei casi in cui essa sia strumento per la commissione del reato, per l'acquisizione della prova, della sussistenza del reato e dei profili di colpevolezza. Ritorna nei giorni 11 e 13 febbraio l'attesissimo Carnevale Pontese, giunto alla 43esima edizione ed organizzato dall'Associazione Pontis APS con il patrocinio del Comune di Ponte. Domenica 11 febbraio alle ore 10, raduno dei carri allegorici in cartapesta in piazza Fontana Longa a Ponte, alle 14, sfilata per le strade del paese con esibizioni di artisti di strada, trampolieri, giocolieri, i tampagni, bottari di Solopaca, scuola di ballo Didi Club di Davide e Daniela, a fine
fine serata in piazza Fontana Longa a partire dalle 19 concluderà la serata Radio Company. Nel corso della stessa gli organizzatori premieranno la maschera più bella del carnevale pontese. Invece martedì 13 febbraio seconda sfilata dei carri allegorici in cartapesta dalle 14 e a fine serata premiazione dei carri. Un repertorio vastissimo con brani di Lucio Dalla e Lucio Battisti ci guiderà in un viaggio musicale fantastico. Spazio alla musica venerdì 23 febbraio al Teatro San Marco in via Traiano a Benevento alle 20:30, prodotto dall'Associazione Il Sannita. Il concerto è un doppio tributo che permetterà al pubblico di ascoltare le più belle canzoni di due pesi massimi della canzone, nati curiosamente a meno di 24 ore di distanza l'uno dall'altro. Il 4 marzo del 43 a Bologna vedeva la luce Lucio Dalla, il 5 marzo sempre del 43 a sole 12 ore di distanza a Poggio Bustone nasceva Lucio Battisti, due fenomeni artistici assolutamente ineguagliabili, ambedue con lo stesso nome, stesso anno il 43. Ed ancora, stesso mese, marzo, addirittura stessa settimana, il 4 e il 5. È proprio questo parallelo ad aver ispirato emozioni, uno spettacolo musicale che esalta la produzione di due autentici geni della musica italiana. I protagonisti dell'evento saranno Alfredo Salzano alla batteria, Jack Corona, chitarra e voce, Gio Gentili alla chitarra, Enrico Salzano, percussioni e cori, Pino Tiso al piano, Ivan Barbieri, voce, Giuseppe Marlon Salzano, basso e cori, Vilma Racioppi, voce e cori. Il costo del biglietto è di 10 euro. Per info 338-3711-994 o 340-5376-589 oppure presso il Museo delle Streghe in via San Gaetano numero 22. Dal 1953, Supermercati Barletta, in via Salvemini numero 2, spesa facile e veloce, i migliori prodotti e risparmio assicurato. Superstore Barletta, la tua spesa quotidiana, e in via Salvemini numero 2, con reparti dedicati a carni e salumi selezionati. Superstore Barletta, da sempre al tuo fianco. I bersaglieri sanniti conquistano il sesto posto al torneo di Fano disputato sabato, quarta tappa del campionato italiano di touch organizzato da Italia Touch. La vittoria di tappa è andata ai padovani Scambi di Lingua che hanno sconfitto in finale il Verona Touch, consolidando così il primato in classifica generale. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.